Che il governo dica a questi signori, a questi qua, quest'anno non pagate le tasse, quest'anno le tasse non le pagate, perché quest'anno sicuramente non guadagnerete una lira, anche se riaprite ora, non guadagnerete una lira. Quindi quest'anno le tasse, state tranquilli, non le pagate. E poi andremo a vedere, invece di 2.500-2.600 miliardi di deficit, avremo 2.700. Ma insomma, perché? Ma perché la prospettiva sociale è rischiosissima. Il modello Zaia è un modello in cui si isolano i contagiati e si lasciano liberi i sani. E se all'inizio, io mi ricordo bene, c'erano due realtà, Codogno e Vo, e la Esatto. mortalità sembrava più o meno analoga, tanto che Vo era un altro luogo maledetto come Codogno. Poi lentamente, attraverso l'intelligenza intuitiva immediata di Zaia, l'unica azione da fare è combatterlo dove manifesta la sua espansione. Ed è quello che ha fatto Zaia, raggiungendo un risultato insperato. Tutto questo oggi può diventare un modello come quello calabrese di ripresa sulla base di prudenza, ma senza l'allarme per cui respirare aria è come la peste.